Türkiye Avrupa Çempionatına, Gimnastik Avrupa Çempionatına hoş gelmişsin İtalya'ya. Benvenuto Italia al campionato di ginnastica ritmica in Azerbaijan a Baku. Così, con il saluto di benvenuto di Giulia, la volontaria azera addetta alla delegazione italiana guidata dal consigliere federale Grazia Ciarlitto, è ufficialmente iniziata ieri sera l'avventura azzurra sulle rive del Mar Caspio. L'avveniristico aeroporto di Baku ha accolto le atlete convocate dalla DTN Marina Piazza, impegnata in Azerbaijan con il ruolo di giudice internazionale insieme a Maria Isabella Zunino Reggio, e ha di fatto spalancato le porte dei 30esimi campionati d'Europa di ginnastica ritmica. Le farfalle di Emanuela Maccarani, accompagnata per l'occasione dall'assistente Valentina Rovetta e dal coreografo Gheorghi Bodari, sono state proiettate come d'incanto in un clima loro molto congeniale, quello a 5 cerchi. La rassegna UEGE, infatti, è stata usata dal comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Europei come un vero e proprio test event in vista dell'appuntamento del 2015. E così Sofia Lodi, Brixia Brescia, Marta Pagnini e Andrea Stefanesco, Aeronautica Militare, Camilla Patriarca, San Giorgio 79 Desio, Valeria Schiavi, Aurora Fano e Alessia Maurelli, Estense Putinati Ferrara, si sono ritrovati nelle stanze di un magnifico villaggio olimpico, un uovo di zecca, pronto, anche dal punto di vista dei controlli di sicurezza, ad accogliere l'anno 21 gli atleti del vecchio continente che nelle rispettive discipline daranno vita alla prima edizione di questa nuova manifestazione ideata dal CIO. La mensa internazionale, i volontari entusiasti con una splendida divisa verde acqua, il Milli Gymnastica Arenasi, capace di accogliere fino a 9.600 spettatori e di illuminarsi la notte dei colori dell'Azerbaijan, e il vicino Stadio Olimpico, in uno stato di lavori così avanzato da far invidia ai brasiliani di Rio 2016, hanno riempito di stupore gli occhi delle nostre ginnaste, in particolare delle più giovani. Le individualiste Letizia Cicconcelli, Fabriano, Arianna Malavasi, San Giorgio 79 Desio, Ginevra Fiore Parrini, Etruria Prato e Maria Vilucchi, Petrarca Arezzo, possono così respirare un'atmosfera doppiamente frizzante, quella di un europeo dal sapore olimpico. Malgrado infatti Letizia e Maria abbiano già vissuto l'esperienza d'insieme a Vienna nel 2013, il team junior, diretto dalle tecniche Elena Liprandi, Cristina Giurova, Irene Leti e Olga Tiscina, è all'esordio assoluto in una competizione internazionale di un tale livello. Ma siamo sicuri che le ragazze dell'Ital Baby sapranno farci sognare nel momento esatto in cui si renderanno davvero conto che il sogno, il loro, sta diventando realtà. Ma conosciamo meglio la città che ospita la 30esima edizione dei campionati d'Europa di ginnastica ritmica. Anche se lo sapete già, provate ad indovinare in quale parte del mondo ci troviamo guardando la prossima clip. Where in the world are you? Baku. Where are you? Baku. Where are you? Baku. Baku. Where are you? Baku. Where are you? Baku! 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 Where are you? Baku! Where are you? Baku! Baku, Azerbaijan. All the world in one. Quella che vedete alle mie spalle è la mastodontica struttura del villaggio olimpico che nel 2015 ospiterà gli atleti che daranno vita alla prima edizione dei Giochi Olimpici Europei. Una che di Olimpiadi se ne intende, avendone disputate due, è Daniela Masseroni, che ricordiamo argento ad Atene nel 2004 e purtroppo ai piedi del podio a Pechino nel 2008. Noi abbiamo chiesto a Daniela, la farfalla di Bergamo, di incontrare in occasione della Coppa del Mondo di Pesaro la sua ex squadra, in particolare l'attuale capitana Marta Pagnini, l'allenatrice Emanuela Maccarani e l'idolo di casa Valeria Schiavi, alle quali Daniela ha posto alcune domande per conoscere meglio le condizioni della squadra, le prospettive in funzione proprio di questa rassegna di Baku 2014 che ricordiamo è qualificante per i Giochi Olimpici del 2015. Ciao, sono Daniela Masseroni e oggi sono qui in questa veste per me inusuale di intervistatrice e un po' commentatrice alla World Cup di Pesaro.
È sempre un'emozione grandissima avvicinarsi alle pedane di prova, perché fa rivivere un po' la tensione e l'adrenalina che si è provata sulle pedane di gara. E oggi ho visto una gara molto competitiva, una ginnastica abbastanza diversa da quella di qualche anno fa, innovativa, ma che speriamo si migliori sempre di più, soprattutto in vista dei giochi di Rio de Janeiro. Il 2014 sicuramente è un anno agonistico molto impegnativo per noi, perché oltre ai campionati del mondo di fine stagione ci vede impegnati anche nei campionati d'Europa che si terranno a Baku a giugno. E ci stiamo preparando per questo infatti già dall'inizio dell'anno, è una competizione importantissima, avrà doppio valore quest'anno perché sarà qualificante per i giochi europei del prossimo anno, del 2015, che si terranno sempre a Baku. Quindi una gara importantissima, devo dire, ce la stiamo mettendo tutta, perché conquistare un gradino del podio a un europeo non è cosa semplice, però noi stiamo lavorando per questo. Le nuove composizioni della squadra nazionale sono state valutate in questa World Cup dalla giuria decisamente in un modo interessante dal punto di vista proprio competitivo. Mi auguro che questo sia l'inizio per ben arrivare ai futuri, insomma, appuntamenti quali gli europei mondiali. Queste composizioni si differenziano da quelle delle altre nazioni per sicuramente la velocità città nelle collaborazioni, nel realizzare le collaborazioni, e le stesse che presentano un'altezza nei lanci notevole e numerosi momenti di perdita di contatto visivo. Questo è un grande rischio per questa squadra rispetto al lavoro presentato da altre nazioni, ma credo che con delle esecuzioni automatizzate e più sicure ci porterà sicuramente a un risultato certo. Spero, ecco, che le ragazze possano continuare serenamente a lavorare su questi esercizi con lo stesso obiettivo che hanno rivolto durante questi mesi, e cioè sempre la gara, sempre scendere in campo senza sbagliare, senza commettere errori, e cercare quella coesione, quell'unione che poi trasmette queste emozioni probabilmente non solo al pubblico ma soprattutto anche alla giuria. Come ogni anno anche le altre squadre migliorano, stanno lavorando molto, quindi ogni anno la concorrenza aumenta. Quest'anno in primis abbiamo le russe, le bielorusse, la Bulgaria, e anche nuove nazioni come l'Azerbaigian e il Giappone stanno sempre arrivando ai livelli più alti, quindi bisogna lavorare sempre di più per riuscire a mantenere il nostro livello al più alto rispetto alle altre. Ora che finalmente siamo arrivati qui alla National Gymnastics Arena di Baku, non possiamo però dimenticare proprio il trampolino di lancio della stagione, cioè quella tappa meravigliosa di Coppa del Mondo di Ritmica, che è ormai un appuntamento abituale del circuito della Federazione Internazionale. La World Cup di Pesaro, un amuleto, una manifestazione portafortuna, perché dal 2009, dalla prima edizione, ha accompagnato i più grandi successi delle farfalle di Emanuela Maccarani. Una manifestazione che nel caso specifico del 2014 ha portato bene anche all'ex presidente della provincia di Pesaro Urbino, in quanto dal momento in cui lo abbiamo intervistato e incontrato a metà aprile è riuscito a conquistare, a ottenere la nomina a sindaco della città di Rossini. E vediamo quindi dunque le interviste ai protagonisti di quell'evento, per non dimenticare anche una grande manifestazione che si svolge tutti gli anni in Italia in un momento in cui la nazionale italiana è all'estero in una grande manifestazione in Azerbaigian. L'appuntamento di Pesaro per noi è un appuntamento magico, diciamo, perché comunque una gara così importante in casa, un pubblico così caloroso, sì, c'è tanta tensione, c'è tanta responsabilità, però ci sono delle emozioni fortissime, perché insomma gareggiare in un campo di gara così bello non è da tutti i giorni, quindi arriviamo sempre a questa gara carica di adrenalina e con la voglia di fare bene. Ce la mettiamo sempre tutta, ma come in ogni competizione speriamo sempre che il nostro pubblico apprezzi sempre di più i nostri esercizi e il nostro lavoro. Anche quest'anno è stato così, e infatti ringrazio davvero tutti quanti.
Questa gara per noi è estremamente bella e emozionante perché appunto siamo in casa con la società che è qua in pieno a organizzare questo per noi e quindi è un'emozione sempre più grande, cioè proprio senti il calore del pubblico, il calore delle persone che ti hanno cresciuto e a cui sei cara proprio da vicino ed è bellissimo. Uscita dalla pedana già avevo tutta l'adrenalina addosso e ricevere subito il riconoscimento di cavaliere è stato davvero fantastico, sono onorata e ringrazio l'Aeronautica Militare e il Presidente Mallagò. È una bella manifestazione, un evento a cui l'Aeronautica partecipa con due sue atlete. Come sappiamo l'Aeronautica è una forza armata che ha una grande attenzione verso il mondo della ginnastica ritmica, avendo fornito nel tempo diversi atlete. Come comandante del 15° stormo dell'Aeronautica di Cervia, qui vicino, quindi partecipo a questa manifestazione in rappresentanza delle nostre autorità e devo dire è stata veramente un evento importante e anche i risultati con le nostre medaglie d'oro sono anche quelle che immagino la federazione si sia aspettata, quindi veramente un ben fatto a tutti, agli organizzatori ma soprattutto alle atlete. Siamo molto orgogliosi di ospitare ancora una volta questa Coppa del Mondo. Per noi è un grande onore, è una grande vetrina per questa città, per questa provincia. Tante nazioni e qui la nostra nazionale, le farfalle italiane che sono state veramente strepitose, hanno riempito di calore questo bellissimo palasport. Speriamo di continuare in questo connubio tra la ginnastica ritmica e Pesaro, ci stiamo investendo molto e credo che il bello spettacolo di oggi ci continui a dare la forza per andare avanti con grande determinazione. La conclusione di questa manifestazione è più che positiva per la Federazione Ginnastica d'Italia. 3 ore per la squadra, anche troppo a mio modo di vedere, non tanto per quanto riguarda il merito, perché noi abbiamo pensato che qui potevamo trovare anche un avversario più forte che era la Russia, ma avremmo occasione di vederla ai campionati d'Europa. Devo dire che è positiva anche la prestazione delle nostre individualiste, di cui siamo riusciti a prendere una medaglia di bronzo. Devo dire grazie al comitato organizzatore per questa bella manifestazione che ormai è diventato un punto fermo del calendario internazionale e un punto del fiore all'occhiello per la nostra federazione. Ci ha portato fortuna sicuramente la presenza del presidente del CONI Mallagò e anche del presidente regionale Sturani, che ringrazio per la loro presenza in questi giorni qui a Pesaro. Come ha avuto modo di ricordare molto sportivamente lo stesso presidente Gabbio, in Coppa del Mondo a Pesaro mancava la Russia. Le farfalle di Emanuela Maccarani però sono riuscite a confrontarsi con le storiche rivali il 1° maggio al secondo trofeo Città di Desio in un incontro bilaterale amichevole pre-europeo. In quell'occasione noi abbiamo incontrato Madame Irina Wiener, la quale si è detta entusiasta della partecipazione di pubblico registrato al Paladesio e in particolare ha fatto un bellissimo complimento a Emanuela Maccarani, la nostra allenatrice, dicendo che è la migliore tecnica di squadra al mondo. Inoltre una inviata speciale, Marta Pagnini, ha incontrato la bellissima campionessa iridata, la russa Kudryasheva, per sapere quali sono le sue prospettive, insomma come ci si sente anche in questa nuova veste di punto di riferimento della ginnastica ritmica individuale planetario. Dopo la finale del campionato di Serie A di artistica, questo incontro internazionale fra Italia e Russia, cioè il meglio del meglio della ginnastica ritmica mondiale, per te che sei Brianzola e sei di Desio, è una grande soddisfazione immagino? Sì, sicuramente è una grande soddisfazione. Desio, come un po' diciamo anche la Lombardia, nel senso che alla fine ha tante società di Serie A, ha tante ottime ginnaste e ha anche dato ginnaste alla nazionale, quindi in questo momento sicuramente Desio, ma penso un po' tutta la Lombardia. Credo che la società San Giorgio 79 Desio ormai sia una realtà per la città di Desio e il palazzetto comunque ha dimostrato di poter essere una casa per competizioni di questo livello. È un confronto sicuramente al top, quindi la tensione c'era, poi c'è sempre la tensione di dover comunque far bene, ma penso sia stato positivo insomma per tutte. Сегодня была лучшая публика мира. Начну с этого, что сегодня в зале была лучшая публика мира. Oggi c'è stato una pubblica migliore del mondo. Pubblica. Такой публики в России нет.
которые так понимают, оценивают и любят ритмик гимнастики. Così pubblica come qui, quella che proprio apprezza e così calorosa non esiste in Russia. Очень приятно выступать там, где понимают этот вид спорта. Molto piacevole fare esibizioni e gare dove pubblico così caldo. И я очень рада, что мне удалось привести самых лучших гимнасток сюда. И они тоже очень счастливы выступать здесь, в таком зале, с такой публикой и с итальянской командой, которую мы очень уважаем. E anche ginnaste, quelle che hanno gareggiato oggi, una cosa molto piacevole anche per loro, perché il pubblico veramente è stato uguale sia per Italia sia per la Russia, e è stata apprezzata anche ugualmente Russia e Italia, e spero che hanno apprezzato tutti. Они имеют великолепного тренера, который является тоже передовым человеком, который делает новые композиции интересные. И нам очень приятно с ними встречаться, соревноваться. Мы очень дружим и очень любим Италию. А кто ее не любит? Loro ce l'hanno una allenatrice eccezionale che veramente va avanti nonostante di difficoltà e va proprio novità, mette novità negli esercizi, e secondo me anche noi siamo contenti di venire qua a fare questa competizione con la squadra italiana. Скажи, что, а кто ее не любит? E loro amano tanto Italia proprio, e dice: ma chi nel mondo non ama Italia? Voglio chiedere a Iana come si è trovata qui in Italia, come si sente e se le è piaciuta questa competizione. Ян, тебе понравилось здесь в Италии? Ты довольна, что ты здесь приехала? Да, мне очень здесь нравится, очень довольна. Очень уютный зал, как дома почти выступаем. Публика очень поддерживает. И несмотря, что мы в Италии, за Россию очень сильно болеют, очень приятно здесь выступать. Спасибо. È molto contenta di essere qui, che il pubblico l'ha veramente sostenuta tantissimo, anche se siamo in Italia, comunque c'è questo grande tifo anche per la Russia e lei è molto contenta di questo. Volevo chiedere anche come si sente lei, sapendo che comunque è un idolo per tantissime bambine, sia in Russia che in Italia che in tutto il mondo. No, как бы ты знаешь, что ты вообще любимая гимнастка у многих. Вот, ну, девушки смотрят на тебя и они хотят быть как ты. Как ты чувствуешь? Ну, ты знаешь об этом? Ну, не знаю, как сказать, но, конечно, мне говорят об этом, мне очень приятно, но я не считаю, что я там лучшая гимнастка для кого-то. Мне очень приятно, что с меня берут пример, но сама я так не считаю. Ha detto molto contenta, per lei è un onore, però non è quello l'importante nella ginnastica, lei pensa al suo lavoro, ovviamente andare avanti, però insomma è molto contenta che può essere l'esempio per tante ragazze. Dalla Brianza all'Azerbaigian, passando per Pesaro. Per oggi è davvero tutto, non dimenticate di seguire le prossime puntate dello speciale T-Gym dai campionati d'Europa di ginnastica ritmica. Davide Ciaralli, Federazione Ginnastica, Baku.